Pronto, buonasera. Ciao Adrian, ciao. Come va? Ciao. Bene, bene. Grazie. Allora, grazie intanto per essere qui, ben trovato a Radio R. E durante l'incontro dell'8 marzo non ho avuto molto tempo per farti qualche domanda perché c'erano tanti ospiti, avevamo appunto una serie di percorsi da fare, però adesso recuperiamo, ecco. E allora, visto che c'è la possibilità che venga intitolata ad Adelaide una via o qualcos'altro, come ha detto l'assessore socio, come l'ha annunciato, vogliamo continuare a parlare di questa straordinaria figura protagonista in ambito, lo ricordo, sociale, politico e artistico? Sì, certo. A me quello che mi preme da dire innanzitutto è che Adelaide era una grandissima artista e mi piace ricordarla non in quanto figlia di Lorenzo Gili, il grande pittore recanatese argentino che poi è emigrato in Argentina, o moglie di David Viñas, perché in Argentina a volte viene ricordata come moglie di David Viñas, che era un grandissimo intellettuale, cioè, o madre di due ragazzi scomparsi, perché Adelaide oltre questo era se stessa, e se stessa era una donna straordinaria e per me una grandissima artista. Sono felicissimo che venga in qualche modo riscoperta e rivalutata, perché davvero lo merita in tutti i sensi. No, questo che stai dicendo è molto bello, infatti svincoliamo un po' la figura di Adelaide dai grandi personaggi che ha avuto nella sua vita, come il padre e come il marito, no? Ricordiamo lei chi era, no? Allora, scrittrice, poetessa, artista, era veramente un artista, possiamo dirla a 360 gradi, no? E tu l'hai conosciuta da vicino, ho letto alcune cose anche che hai scritto, e per te è stato un punto di riferimento, diciamo che è stato un esempio da seguire. E in che cosa lo è stato e in che cosa lo è? Ma guarda, innanzitutto io quando l'ho conosciuta, l'ho frequentata molto, ci vedevamo quasi quotidianamente, e devo dire che io attraverso di lei un po' ho riscoperto le mie radici. Ecco. Perché io sono argentino come lei, ma sono arrivato in Italia a 24 anni, quindi ero un ragazzo, sì. Insomma, con poca esperienza. E conoscere Adelaide, che Adelaide è stata una figura importantissima in Argentina, soprattutto negli anni 50-60 a livello intellettuale, e quindi il fatto di vincolarmi con lei e seguire un po' i suoi suggerimenti, le sue proposte di lettura e anche le cose che scriveva, per me sono state molto formative, perché in qualche modo mi hanno fatto riscoprire anche il mio paese, che io non lo conoscevo così, conoscerlo insomma attraverso una figura che è stata quasi è protagonista di quel mondo, no? E per questo ritengo che aver conosciuto Adelaide Gili mi ha dato uno sguardo nuovo dell'Argentina e della sua vita. Io credo che Adelaide Gili abbia, come ben dicevi, è stata una scrittrice, anche se non ha scritto molto Adelaide. Uh-huh. Ha scritto un paio di libri di racconti, ha scritto poesie sparse che non sono mai state raccolte, diciamo. Ha scritto molti saggi che sono stati pubblicati nella rivista che lei curava negli anni 50, ma soprattutto lo racconta lei stessa in un'intervista. Nel 60, 59-60, lei è stata in Venezuela, è andata a una comunità indigena che lavoravano la ceramica, e lì proprio credo che in quel momento lì che si è appassionata della ceramica. Quando è tornata da quel viaggio, insomma, ha cominciato a frequentare alcuni atelier di persone che lavoravano appunto la ceramica, poi lei ha aperto il suo laboratorio,
là in Argentina, poi ne aveva aperto un altro qua. Anche in Argentina, quindi. Io non avevo capito l'altra volta. Infatti questa è una cosa che avevi detto anche durante l'incontro in diretta Facebook, no? Che appunto lei ha frequentato questa comunità e da lì si è scatenata questa voglia proprio di mettere le mani in pasta, diciamo, no? Con l'argilla e creare. Però avevo capito che il laboratorio l'aveva aperto qua, pensa, invece no, l'aveva anche là. Qua l'aveva aperto insieme a Enrico. Enrico Trillini, esatto, infatti. Ma prima di questo in Argentina ne aveva aperto un altro. A volte sento la moglie di Riccardo Piglia, che è stato un grandissimo scrittore argentino, tradottissimo qua in Italia, da Feltrinelli, e lei, la moglie, frequentava il laboratorio di Adelaida alla fine degli anni 60, ecco. Quindi sì. Lei dunque puoi riassumere brevemente la sua biografia, perché credo che qui in radio, non lo so, con me perlomeno non ne abbiamo mai parlato di Adelaide, ci siamo incontrati sempre fuori dalla radio, però ecco, se puoi anche qui in radio, ecco, dare un cenno praticamente di quello che è stata la sua vita. Sì, allora, il padre Lorenzo Gigli, che era nato a Recanati, era andato in Argentina, no? Era nato in Argentina nel 1910, una cosa del genere, e aveva fatto tutto il percorso, un percorso artistico là. Poi ritorna a Recanati nel 26, e nel 27 nasce Adelaida qui a Recanati. E rimangono qua Recanati fino al 31, e il padre partecipa ben due volte alla Biennale di Venezia, nel 28 e nel 30, e nel 31 ripartono, ritornano in Argentina, la mamma di Adelaide era argentina, e quindi lei aveva 4 anni e vive tutta la vita lì in Argentina. Quindi allora, alla fine degli anni 40 comincia a frequentare l'università di lettere, sì, a Buenos Aires. Poi fondano questa rivista che è diventata un po' un mito, che era Contorno negli anni Contorno, 50, e poi negli anni 60 lei comincia a lavorare, a crearsi il proprio laboratorio di ceramica, e così fino agli anni 70, in cui poi nel 76, che è stato una sorta di spartiacqua nella sua vita, perché appena insediatasi la dittatura, la figlia scompare, la figlia Mimi, la figlia. E lei aveva due figli, una era Mimi, che la chiamavano, che si chiamava Maria Adelaide anche lei, e il figlio Lorenzo Ismael. Allora lei, la figlia scompare, e il figlio invece se ne va in Messico. Adelaida, lo stesso anno, nel 76, si esilia in Brasile, vive un anno in Brasile, e nel 78 viene qua a Recanati, ritorna, diciamo, alle sue origini. E dal 78 fino alla sua morte nel 2010 vive qua a Recanati. È tornata diverse volte in Argentina. È tornata, però non mai definitivamente. Certo. Ecco, diciamo che è questo un po' a grande linea, no, il percorso. Dopo ci sono tante sfaccettature però dentro. Però comunque il percorso, diciamo, della sua vita è questo. Sì, brevemente. Senti, tu sei un po' il custode degli scritti che Adelaide ti ha lasciato. Io ricordo che durante l'incontro all'IRCER, a lei dedicato 6 anni fa, che se non sbaglio aveva un titolo ripreso da una sua
da una sua frase: tutto è possibile se il passato non svanisce. Hai lanciato questa proposta, appunto, siccome tu possiedi diversi scritti tra poesie e racconti, sì. Hai detto che comunque lei ha lasciato ad altri recanatesi, ad altre persone, altri scritti, e era un tuo desiderio se tutto questo materiale venisse raccolto e unito per poi donarlo alla biblioteca, creare un fondo a lei dedicato. Sono passati ormai 6 anni, è stata raccolta la tua proposta, è successo qualcosa in questi anni? Niente. No, diciamo che le cose di Adelaide, le cose scritte ce l'ho io, quelle che riguardano, diciamo, il suo periodo italiano. Poi c'ho una busta con le lettere degli anni 50 e 60. Ho queste cose così qua. Ultimamente, per esempio, me l'hanno chiesto dalla Biblioteca Nazionale di Buenos Aires, no? Se volevo appunto donare queste cose, che poi io non è che siano mie, io mi interfaccio anche con i suoi nipoti, insomma, per me, a me un po' avere queste cose non è che mi fa piacere, perché sono cose sue e starebbero bene in un luogo pubblico dove qualcuno anche le potrebbe anche studiare, certo, e vedere, insomma. Non sono tantissime, comunque ci sono anche diverse foto quando lei era giovane, diverse foto dei figli, e poi il nipote là ha raccolto tutta il suo carteggio che aveva a disposizione, quindi quello c'è online, e c'è non online, ce l'abbiamo in un file. Quindi diciamo che il materiale su di lei c'è, e sarebbe interessante se questo fosse in un luogo pubblico, non a casa mia. Certo. No, ricordo perfettamente quell'incontro in quegli anni, mi sembra che appunto era il 2014, quando all'IRCER furono trovati dei suoi pezzi, all'archivio furono trovati proprio delle sue opere e disegni, e quindi ecco, li avevamo esposti proprio lì al teatrino e avevamo dedicato a lei un incontro, ed ecco, era quello l'inizio, no? Poi invece si è fermato tutto e adesso appunto la sto riproponendo, perché sinceramente da quella volta poi non è stato fatto più nessun passo avanti, no? Quindi è sempre un ricominciare, no? Con Adelaide si arriva a un certo punto e poi sembra che, ecco, decada tutto. Stavolta invece magari, ecco, cerchiamo di andare avanti, no? A scoprire, per esempio. Tu l'hai frequentata, no? L'hai conosciuta e sei uno scrittore. Come la descriveresti come donna, come persona? Ma guarda, Adelaide, innanzitutto, nonostante, e questo mi colpiva molto, nonostante le tragedie che ha subito, poi c'è da dire che tutti i moventi dei suoi spostamenti per il mondo sono stati sempre le dittature. Ecco, ricordiamolo. Perché quando lei va via nel 31, va via nel periodo in cui il padre decide di andarsene perché non era d'accordo con la politica di Mussolini. Certo. Allora. Un altro momento grande è stato l'insediamento della dittatura argentina nel 76, che ha fatto sì che l'Adelaide si spostasse, e nel 60 è successo che anche lei lì, quando stava in Venezuela col marito, a cui le avevano dato una cattedra, il marito, siccome aveva aderito alla rivoluzione cubana, sono stati mandati via anche da lì. Ecco, sono stati sempre le dittature a mandare a spostare. Ma oltre questo, il fatto anche di aver perso due figli, immagina che lei non ha mai potuto
piangere la morte di un figlio su un pezzo di pietra, per esempio, esatto, che non sa dove sono, no? Esatto. C'è anche questo. Ma nonostante tutto questo, per venire alla tua domanda, sì, lei era una persona proprio allegra, era una persona proprio piena di vita e piena di entusiasmo. Fino alla fine dei suoi giorni lei era una persona che guardava sempre l'aspetto positivo delle cose e che guardava sempre sempre le cose con un certo distacco e ironia. E a me mi piaceva molto questo, ci divertivamo molto. Poi capivo in certi momenti che a volte il fantasma della dittatura incombeva nel suo spirito e quindi subentrava un altro umore, però comunque era sempre una persona molto positiva, una persona molto, poi di una bontà estrema, era una persona di una bontà estrema che aiutava in tutto quello che poteva. Sì, devo dire che anch'io la ricordo veramente così, cioè sorridente. Io poi con Adelaide, quando ci siamo incontrate, conosciute, ero giovane, quindi per me era una donna da seguire, quasi da imitare, no? Mi ricordo questa sua gestualità, no? Così affascinante, con questa sigaretta. E poi ecco, il sarcasmo e l'ironia feroce a volte che aveva, che quasi destabilizzava un pochettino, però era veramente quello che dava proprio l'immagine di questa donna straordinaria, no? Che appunto cercavi proprio di seguirla ed entrare nel suo mondo. Io purtroppo devo dire che non l'ho mai vista lavorare, ecco, e questo mi dispiace, adesso che mi occupo di arte contemporanea, mi dispiace che non l'ho mai vista proprio lavorare, però i suoi lavori me li ricordo, sono andata anche a diverse sue mostre, quindi posso dire che adesso col senno di poi appunto questa leggerezza che magari trapelava così in superficie forse equivaleva quasi al dramma che metteva nelle sue formelle quando le graffiava, sì, con le sue impronte scavate così ferocemente anche, no? Quindi ecco, c'era questo dualismo, non so, posso dire, sì, da una parte magari questa immagine di donna così che, insomma, dopo i traumi che aveva passato sembrava quasi di superarli con un'estrema leggerezza, mentre invece riversava tutto il dolore, credo, nell'arte. Sì, era proprio in quell'aspetto, era inversamente proporzionale. Ecco, appunto. Sì, artisticamente io, bueno, vabbè, a lavorare proprio l'ho vista poche volte, ecco, devo dire, lavorare, però comunque sì, seguivo le sue cose e sempre era come se stesse alla ricerca di una, cioè, come dire, a volte vedendo un po' così le sue ceramiche, c'era la ricerca di questo grande dolore che l'incombeva dentro, e a volte c'era un viso lì, tutto un po', un viso che non si riconosceva, ma lei ne vedeva la figura, per esempio, di un dittatore. Ah, ecco. O faceva delle cose, ecco, o una mamma straziata, per esempio, che si straziava con i seni di fuori, o sì, si lacerava. C'erano delle figure forti, e contemporaneamente invece c'erano delle altre figure, altre sculture che erano dolcissime. Ecco. Per esempio una donna che sicuramente era un suo ritratto, sembrava, perché aveva, lei si metteva, no, il rossetto in bocca, sì, ma spesso a volte era troppo, allora si slabbrava tutta, era bellissimo. E c'era, mi ricordo, una dei suoi lavori con una boccuccia tutta rossa, insomma, i suoi lavori erano molto anche
come dire, molto diversi tra di loro. Quello, no? È vero. Sì, quello è vero. Per esempio, c'erano disegni, a volte compariva l'immagine di entrambi i figli, ma erano, non so, forse qualche critico, ci sarebbe bisogno di qualcuno che conosca la storia dell'arte, che possa in qualche modo inquadrarla meglio di quanto posso fare io. Sì, e ci vorrebbero anche le opere, perché non sappiamo E lì c'è un altro grande problema. Ecco. E questo è veramente, a me mi dispiace molto, perché le opere di Adelaida sono state un po' disperse. E questo è un problema, sì. Sì, perché non c'è una fondazione, non c'è un archivio soprattutto dove si possa capire quante opere abbia prodotto, perché credo che ne abbia prodotte moltissime. Sì, moltissime. C'era comunque un inventario. Un inventario c'era, che si può anche reperire. Ma guarda, io veramente sono molto contento che ultimamente ci sia questo interessamento per lei, perché sia lei che anche il padre sono due artisti che veramente ci rappresentano qui, ci rappresentano a Recanati, ci rappresentano bene, a tutto pieno. Ed è importante che ci sia un riconoscimento, anche perché, insomma, è uno spaccato della nostra identità anche. Assolutamente. No? Perché non siamo, Recanati non è solo Recanati, cioè non sono solo le mura, non è solo Recanati, ma Recanati è un mondo che vive e che ha vissuto anche fuori Recanati, come per esempio in Argentina, pensiamo che c'erano le associazioni anche di Recanatense. Sì. E credo che Lorenzo Gini, il padre, sia stato una figura importantissima che in qualche modo ha portato un pezzo di Recanati fuori, oltreoceano, e la stessa cosa Adelaida, ecco. Che poi, ecco, spieghiamolo, perché Adelaida è il suo nome in Argentina, cioè viene detta così, e qui invece Adelaide italianizzato, diciamo che il suo vero nome è Adelaide. Ecco, non avevo capito. Sì. No, io, perché lei è nata qua, quindi sì. Quindi Adelaide, ecco. Solo che poi là gli danno un po' argentina. No, perché la mamma era argentina, quindi ecco, pensavo che avessero... Però guarda, sono quasi sicuro che il suo nome all'anagrafe sia Adelaide. Ecco, è Adelaide, anche perché lei non si è mai lamentata di questo fatto, quindi praticamente dovrebbe essere proprio così, che insomma si chiama proprio Adelaide. No, ma questa era una piccolezza, ecco, perché appunto io chiamo Adelaide, tu la chiami Adelaide, allora per fare chiarezza ai nostri ascoltatori. E quindi sì, effettivamente il padre era una figura notevole, anche perché è stato direttore all'Accademia Belle Arti di Buenos Aires, quindi per un certo periodo, quindi ecco, un artista e un docente, se vogliamo, ma anche un direttore, insomma una figura chiave, no, nel mondo dell'arte anche là, quindi è ovvio che Recanati, un pezzo di Recanati là, era un qualcosa di notevole, e c'è questo scambio, no, tra Argentina, Recanati, poi noi qui a Recanati ce ne sono tanti, tanti di personaggi che sono partiti all'epoca e sono andati a cercare fortuna in Argentina, ma anch'io ho dei parenti là, ecco, quindi dopo sono tornati, eccetera, però insomma siamo tutti un po' legati, no, a questa terra. Tra l'altro una foto che ho di Adelaide Gini, e c'è lei giovanissima, il padre, e c'è anche Beniamino Gigli, il tenore. Ma veramente? Sì, ce l'ho a casa. Ce l'hai a casa? Posso venire a vedere? No, perché questa cosa dei due Gigli, esatto, che non avevano nessun grado di parentela tra di loro.
Credo di no, però Beniamino Gigli, perché la foto è stata presa, adesso non mi ricordo male, però se non ricordo male in una mostra che aveva fatto Lorenzo Gigli là a Buenos Aires. La Buenos Aires, perché poi... E coincideva sicuramente con il periodo in cui Beniamino Gigli era venuto a cantare al Teatro Colón di Buenos Aires. E allora in quell'occasione lì sicuramente si sono visti, c'è la foto anche, c'è una foto di gruppo dove c'è appunto Lorenzo Gigli, Beniamino Gigli e Adelaida Chirazzi. Fantastico, ecco, se posso così fare un salto per vederla. Ti faccio vedere tutto quello che ho. Bellissimo. A disposizione di chiunque voglia consultarlo. Bellissima questa cosa. Senti, ci puoi raccontare così un episodio che ti è rimasto nel cuore, legato anche alla vostra amicizia? Credo che ce ne siano tanti, però ecco, un ricordo, un episodio, no? Il primo che ti viene in mente, il ricordo che hai di lei. Ma guarda, tanti, però per esempio quando l'ho conosciuta, la prima volta che l'ho conosciuta, che mi ha portato un mio amico argentino che stava scrivendo una nota per un suo catalogo, uh-huh. Allora ero andato insieme a lei, io non la conoscevo, cioè conoscevo così di nome, il marito. Ah, no? Ecco. Conoscevo più che altro il marito, poi conoscevo di nome la rivista, però non mi ricordavo di lei, poi piano piano l'ho scoperta. Allora Adelaide era tanto così entusiasta di conoscere un ragazzo argentino, perché non c'era in quel periodo, parliamo forse era l'88, no? Uh-huh. C'erano pochissimi stranieri a Recanati in quel uh-huh. periodo. E quindi mi chiedeva le cose, allora mi chiedeva gli autori che leggevo, così, mi diceva sì, fai bene a leggerli, ma poi dimenticateli. E io dicevo, ma avevo detto anche questo, fai bene, però dimenticatelo. E io dico, ma di chi mi devo ricordare? Allora mi ha fatto il nome di due autori che lei amava tantissimo, per esempio mi pare che era Roberto Arlt e Juan Rulfo, credo che erano questi due, quello che mi aveva detto. Gli altri dimenticati, leggili tutti ma dimenticateli. Invece questi ricordatevi sempre, che era bella questa cosa. C'aveva questo modo di dire le cose che ti spiazzava. Sì, era una cosa, guarda, veramente incredibile. Sì, no, invece il mio ricordo che è rimasto, ripeto, tante serate passate insieme, ripeto, ero anche giovane, quindi si parlava poco di arte, si parlava di più della vita, ecco, devo dire che poi era il periodo in cui lei appunto stava soffrendo per i suoi figli, e quindi ecco, erano proprio quegli anni lì di disperazione, però ecco, come dici tu, c'erano questi momenti di grande vitalità, lei aveva un'energia incredibile, io una grinta poi che veramente, cioè, invidiabile. E l'ultima volta, il mio episodio, quello che ricorderò di Adelaide, l'ultima volta che ci siamo viste, e nello stesso punto in cui ci eravamo incontrate, pensa, cioè, quando, il caso della vita, sempre qui a Recanati in centro, e l'avevo rivista dopo tanto tempo, un po' di anni, dico ciao Adelaide, come stai? Allora mi ha abbracciato forte, mi ha detto oh che bello che ti rivedo, dice sai, sono proprio contenta di averti visto, perché io adesso quando scenderò da quella strada non mi ricorderò più di te. E rimasi un attimo veramente senza fiato, ma era il momento della malattia, erano i primi tempi della malattia, quindi ecco, ho questo ricordo che mi è rimasto impresso, questo abbraccio forte che mi ha abbracciato forte, oh Nico, dice adesso fammiti vedere, ti guardo, cerco di memorizzarti, perché sono sicura che tra
tra un po', ecco, quando scendo dalla strada ti dimentico. E questo, ecco, per dire appunto questa grande sensibilità di questa donna che purtroppo una malattia come l'Alzheimer ha veramente cancellato praticamente ogni cosa. Lei stava, il fatto che stava molto bene fisicamente, era incredibile come fino alla fine lei riuscisse a piegare le gambe, quasi che si toccava l'aluce con la bocca. Caspita! Aveva una flessibilità sì, purtroppo sì, ci ha convissuto quasi 10 anni. Caspita! Sì, sì. Stata, questa è la più grande tragedia, diciamo. Che, poi, che... come se non avesse, cioè avesse, alla fine aveva perso anche la lingua, aveva perso tutto. Sì, perché l'Alzheimer è così. Che poi capito, a volte io mi rendevo conto che magari quando, fra di noi che parlavamo lo spagnolo, non so, a volte mi sembrava di capire che anche che attraverso la lingua lei avesse dei ricordi, che per lei non fosse la stessa cosa provare a parlare in italiano o provare a parlare in spagnolo. Sembra che con lo spagnolo i fantasmi del passato incombessero ancora più forte. Caspita. Però vabbè, mi capita questo. È così. E quindi... non lo so, io, ripeto, sono molto molto contento, sì, che anche questo, e io credo che sia insomma da tutte le amministrazioni che abbiamo avuto, diciamo che il fatto di avere una donna insomma abbia creato una sensibilità in più. Certo, sono contento questo. Certo. E adesso ecco, il problema è portarla avanti, sperando appunto che non si disperda di nuovo, no? Questo che stiamo, questo lavoro che stiamo facendo. Spero anche, lo dico adesso, lo annuncio, ma vediamo se è possibile, però spero anche di poter fare una mostra a livello 2, lo spazio che inaugurerò a breve, appena è possibile, perché i musei sono chiusi. E quindi ecco, una mostra a lei, anche piccola, in quello spazio, mi piacerebbe proprio curarla. Ecco, il problema sarà appunto recuperare qualche opera, però insomma... Si fa, vero? Si fa. Sì. E poi ecco, speriamo appunto che venga coronata questo desiderio di dedicargli una via o qualcos'altro, come ha detto l'assessora. Sarebbe bellissimo. Senti, l'ultima cosa, poi ci dobbiamo salutare. Mentre appunto eravamo in diretta Facebook, sempre l'8 marzo, ripeto, c'è stato proprio un commento del nipote. Sì. È stata una cosa inaspettata questa quando l'ho vista, infatti. Agustin Gigli, che sarebbe il figlio del fratello. Ecco. Ecco, il figlio del fratello. Che voi vi sentite continuamente, siete sì, fantastici. Sì, sentiamo spesso. E lui ha fatto un lavoro bellissimo, sebbene, perché ha raccolto tutti i suoi iscritti. Ecco, è lui che ha raccolto gli iscritti. Tutti gli iscritti di Adelaida, e ha fatto una sorta di ebook. Ha fatto una sorta di ebook con tutti i suoi iscritti, sia quello che ha pubblicato con la rivista, si chiamava Centro, che era un'altra rivista dell'università, sia con la rivista Contorno e sia anche con altre riviste. E poi ha anche raccolto tutte le sue lettere, quindi diciamo che questo, cioè, detto così sembra niente, ma... No! Un carteggio lunghissimo, che sono le lettere che lei mandava dal Brasile, per esempio, lettere che scriveva da qua dell'Italia appena arrivata, quindi se riesce a capire quando è arrivata dalle lettere, le sue impressioni, insomma, sarebbe fantastico poter tutto questo materiale. Agustin lo ha creato, cioè ha fatto un ebook, e quindi sì, lui
da là si dà molto da fare, insomma, per tenere viva, insomma, la memoria di Adelaide. È un po' quello che potrebbe fare qua, ecco, insomma, che vorremmo fare qua. Senti Adrian, ci dobbiamo salutare, però sì. Ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo e speriamo di sentirci anche per altri tuoi progetti. Stai scrivendo qualche libro? Ne hai terminato uno poco tempo fa? Sì, ne ho terminato uno, cioè non che l'ho terminato, lo sto rivedendo. Ah, lo stai rivedendo. Si scrive sempre, poi c'è qualche collaborazione con le riviste, ecco, c'è sempre... Puoi anticipare un titolo oppure troppo presto per il tuo nuovo libro? Forse presto, perché non sono ancora, non ha nemmeno un editore, diciamo. Mi piacerebbe, però questo sì lo posso dire, che un giorno mi piacerebbe qualcosa fatto, che stavo raccogliendo del materiale su Adelaide, no? Sì. E non escludo che un giorno mi piacerebbe, insomma, raccontare in qualche modo, non so in che modo, perché è difficile, però la sua vita, insomma, le sue cose. Sì, sarebbe veramente un bel progetto. Adrian, grazie ancora e un bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao. E a tutti gli ascoltatori. Ciao Adrian, ciao. Bravi a Radio ciao. R, ciao.